Amici di Storie, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati. È passata un'altra settimana, ma voi vedete che noi siamo puntualissimi. Sono le 7:02 minuti, leggermente in ritardo, però insomma nella diretta ci sta. Buonasera a tutti, ciao Frida, ben ritrovata. Allora, io direi che possiamo partire veramente alla grande, perché stasera dovete sapere, abbiamo tantissimi ospiti. Allora, innanzitutto ospiti particolari, insomma, con dei costumi veramente meravigliosi. Una scenografia bellissima. Assolutamente, che insomma, dopo vi faremo vedere. È la settimana di Sanremo, quindi parleremo anche di musica. Okay? Sì, esatto. Tutto è la settimana di San Valentino, quindi avremo anche argomenti dedicati agli innamorati. Vero. Sei innamorata? Sì, tanto. Tanto? Di chi? Di chi? Di chi? Del mio compagno. Del tuo compagno. Che lo saluto. Che lo saluto. Sì, perfetto. Lui ti guarda, vero? Sì. Certo, sempre. Perfetto, benissimo. È un martire, diciamo. Un po' È obbligato. Bene. Oh, e quindi, insomma, tantissimi argomenti sì. Queste settimane. Poi pensa, abbiamo scoperto praticamente che qui a Imola c'è un'associazione di ragazzi che si dedica a, diciamo, andare a cercare un po' se esistono i fantasmi in giro per i castelli. Fenomeni paranormali, no? Come te, esatto, infatti. Cercano me. Quindi, insomma, diciamo novità. Che novità. Allora, puntata veramente interessante. Volevamo subito iniziare con ringraziare i nostri sponsor che ti vestono e ti parruccano e mi tutta la settimana. Certo. Ringraziamo Contrasti Parrucchieri, che trovate Agata e Gianni in via Garibaldi 52. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. E Twin, e la Manu e l'Elisa, che sono in via 1198. Fate un giro. Dove? Sì. Chi? Loro? Il negozio. Ah, il negozio, ok. Voi a casa fate un giro in via Emilia, esatto, per vederlo. Benissimo, benissimo. Quindi non mancate di andare a vedere questi nostri due collaboratori. Io non mancherò di andare a trovare coloro che ormai ci accompagnano. Appuntamento fisso, un sacco di richieste, tantissimi messaggi su Facebook. Ma quella band da dove arriva? Dove li avete trovati? Quello dell'organino. Ma che organino che c'ha quello? Dicono tutti così, Nicola, lo sapevi? Ma che organino che c'ha questo? Vincenzo, ma c'è ancora Vincenzo? Ma non ci crediamo che resiste. Preoccupano per te, Domenico, questa sua batteria. Allora, cosa avete preparato per questa sera? Insomma, che pezzo facciamo? Facciamo una polka mia, una polka rustica. Diciamo. Una polka rustica, questa qui è una tua composizione. Perché loro scrivono anche musica, sono dei musicisti veramente. Cavolo, non siete a Sanremo per un pelo questa sera. Per poco. Allora, velocemente lo stecchettino di questa polka rustica, poi dopo ci salutiamo, poi dopo per un altro momento dedicato a voi. Abbiamo già assaggiato, perché la vostra compilation la potranno trovare naturalmente su tutti i social, iTunes, può essere? Dre Fiom, esatto, dice il nostro Vincenzo. Allora, io vi faccio lavorare stasera. Tu stasera voglio che mi dirai il proverbio della settimana, che è dedicato all'amore, ok? E tu, Vincenzo, ti voglio fare un po' da valletto, quindi vai a preparare i prossimi ospiti che voglio che... Adesso mettere i tacchi. Ecco, mettiti i tacchi, va bene, così ti si vede un pochino meglio. Sono un po' basso. No, non importa, comunque ti vedono. L'importante è che stai davanti a loro stasera, va bene? Ok ragazzi, ci siamo, mi raccomando, con gli stacchetti tutto a tempo e andiamo a conoscere finalmente gli ospiti di questa sera, che sono già qua pronti, vero Frida? Sì, allora. Allora, vediamo. Siamo in compagnia di Michela Spadoni, alla tua destra. Ciao Michela. Buonasera Michela. Volto conosciutissimo, Sì, sai che è una nostra collega? Ma dai, non lo sapevo, ma che sorpresa. Per chi non lo sapesse a casa, Certo. Presentiamo Michela, che è una nostra collega, quindi presenta un programma su DTV, presenterà. Vabbè, dopo lo vedremo, diamo l'anteprima. E poi siamo in compagnia di Roberta Mercatali, buonasera Roberta. Mercatali mi hanno scritto, aiutami. Mercatelli. Io lo faccio apposta, visto che li presenta lei, come si sbaglia, no? Ogni volta puntualmente. Roberta, ti chiedo scusa. Ma sì, così rimane più impressa questa cosa. Esatto. È tutta una gag televisiva apposta. È un'organizzatrice di eventi e l'avevamo già presentata. Sì, assolutamente. Era venuta per Halloween, mi sembra, vero? Esatto. Con gli occhi di ghiaccio, gli occhi da... Con gli occhi da vampira. Da vampira, infatti. E tra l'altro sei anche la presidente dell'associazione Ombre d'Arte. Esatto. In più abbiamo il suo costumista dell'associazione, che è Daniel. Buonasera Daniel. Con dei costumi meravigliosi. Hai visto che dei costumi meravigliosi. Complimenti. So che in parte sono opera di Daniel, in parte invece sono di un gruppo di Bologna, che dopo andiamo a conoscere, no?
Mamma mia, un po' incacchiato, io sto col becco, vedo che ti becca da dietro, hai visto? Che ti vedo, vedo, scherzo. Hai visto che bello. Bello. Poi sentiamo, andiamo a conoscere un pochino dopo meglio nel dettaglio. Allora, partiamo da Michela. Sì. Michela, dicevo, volto televisivo, perché è stata per tanti anni TG di Tele 1. Di Tele 1, esatto, sì. Perfetto, per tanti anni. E adesso torno. E tornerai in TV. Torno con qualcosa di diverso, però. Con qualcosa di diverso, però di molto molto bello, molto bello, interessante. Io spero di sì. Perché dovete sapere che a breve partirà... nella nostra, a marzo più o meno, partirà sulla nostra emittente un programma dedicato a quelle che sono le foto vecchie del nostro territorio, delle campagne degli anni 50. Quindi faremo veramente un salto indietro nel tempo, vedremo le foto originali dell'epoca, vero? Sì, esatto. Sì, anche ricostruzioni. Anche ricostruzioni? Anche ricostruzioni, in parte. Bene, bene. Ecco, com'è nata l'idea di questo format, di questo programma? È un programma dedicato effettivamente alle tradizioni di Romagna e in particolare alla vita delle famiglie contadine che hanno vissuto nelle nostre campagne fino alla fine degli anni 50. Ed è un percorso fotografico tracciato dagli scatti di Oliviero Spadoni, che è un fotoamatore appassionato lo di Romagna Contadina. Lo conosci bene tu? Lo conosco perché è il mio babbo. Pensa a te, questo Spadoni, guarda che le vediamo sotto, che belle che sono. Guarda l'effetto bianco e nero, che è meraviglioso. Sono tutte foto in bianco e nero e sono qui sono Frida col fidanzato che loro la domenica trascorrono. Ovvio. Ovvio. No, come dicevo, sono foto che mio padre ha iniziato a scattare negli anni 60 proprio perché si era accorto che insomma la società stava cambiando, c'era una trasformazione in atto. Esatto, è stata una trasformazione molto veloce con l'avvento della meccanizzazione in particolare, no? E quindi ha fissato certi momenti di vita quotidiana in queste immagini e secondo me sono interessanti perché ci permettono di fare un salto nel passato. Sicuramente ricordare le persone più anziane, ricordare come era la campagna un tempo, e credo che faccia bene anche ai giovani per imparare, perché sì. A volte è importante sapere dalle nostre origini, da dove arriviamo, come Infatti. Si viveva e come insomma è importantissimo. Quindi è un programma veramente molto interessante. Allora, se sei d'accordo, Frida, sì. Per forza sei d'accordo, non facciamo vedere la sigla del programma che andrà in onda appunto a marzo, poi scorreranno poi i titoli prossimamente quando esatto. Andranno in onda. Però vai pure con la sigla così la vedi. Sigla, insomma, bella, insomma, affascinante è già quella, quindi le foto di una volta, il titolo della trasmissione. Bello, molto. Ti piacciono le foto in bianco e nero? Molto, mi piacciono molto, trasmettono molto di più, secondo me, di quelle a colori. Fatti, assolutamente. Rendono. Sì, sì, infatti. E, Michela, ovviamente tu condurrai con tuo babbo la sì, trasmissione. Sì, sarà in studio con me e commenterà ovviamente le foto scattate da lui stesso. E che affronteremo. Ma sì, è una bella cosa, è certo. Un'idea nata in famiglia, e la sentiamo tutta nostra, insomma. Bello, bello. No, grazie a DTV anche che ci ha dato la possibilità di mettere veramente in atto questa idea. E poi affronteremo diversi temi, dalla viticoltura di un tempo a compiti che una volta erano prettamente femminili, come la filatura, la tessitura, il bucato, compito faticoso, oggi c'è la lavatrice, il detersivo, una volta non era così, addirittura. Non si lava in casa praticamente, è vero. È incredibile. E poi i mestieri di una volta, certe tradizioni, parleremo anche della macellazione del maiale, evento cruento però... Che si fa ancora in alcune zone, sì, che si fa ancora, e devo dire che insomma anche quello è un bel momento, che io credo, sicuramente un momento un po' crudo naturalmente, insomma, però credo che sia bello anche vedere che c'è un rito, durava una giornata quando si macellava il maiale. Anche quindi, due. Quindi era veramente, tutti erano coinvolti, dai vicini di casa alla famiglia, quindi anche queste cose che credo che i giovani... non sanno e magari insomma, credo sicuramente interessante insomma fargliele conoscere. Ah, io per prima non l'ho mai visto, quindi il maiale, no. Tu no. Non hai mai visto il maiale? Dai. Mancava qualcosa infatti sarò curiosa di seguirti con ansia. Perfetto, allora in bocca al lupo, poi tanto ci salutiamo, ci vediamo poi ancora, sì. Se mani qui con noi e passiamo adesso invece ai nostri amici qua dietro, perché qui veramente abbiamo un gruppo straordinario. Roberta,
dell'Associazione Ombre d'Arte. Cosa è successo? Avete... Prendiamo un gelato. Un gelato, perfetto. Un gelato anche per la Roberta. Eccola qua, perfetto. Okay. È acceso, benissimo. Sì, è acceso, vai. Roberta, innanzitutto ben ritornata qua da noi. Grazie. Di cosa si occupa appunto la tua associazione? Allora, l'Associazione Ombre d'Arte si occupa principalmente di eventi cosplay e steampunk, eventi nelle piazze italiane. Poi abbiamo sicuramente un'impronta molto, molto horror, molto sul gothic. Non si era notato, questo, no, questo era un dettaglio che se uno non sta attento non lo vede. No, vai pure, scusa. Però a parte gli eventi di intrattenimento, miriamo anche a fare delle attività a sfondo sociale. Quindi uno dei progetti a cui tengo molto, che abbiamo appena avviato, è appunto questa serie di set fotografici che si intitolano l'horror contro l'orrore, dove faremo dei set con dei fotografi e delle modelle comunque che, certo, si sono offerte. Abbiamo delle foto sotto, può essere che possiamo mandarle intanto? Le foto ci sono, che riguardano comunque, okay, l'associazione, e questo progetto vedrà tematiche come i disturbi alimentari, la depressione, l'omofobia, il bullismo, certo, che è, certo, molto attuale tra le altre cose. Tantissimo, sì. E quindi sì, ci proponiamo anche di fare molte attività sociali, oltre che di intrattenimento. Ecco, qui vediamo delle immagini, qui sei tu, insomma. Sono io. Ormai gli occhi non ti separano più, perché ti sei presentata l'altra volta. Ecco, qui dove cosa stavate rappresentando? Questa è stata la prima edizione di Imola Cosplay dell'anno scorso, qua a Imola, che abbiamo fatto questo piccolo evento, la primissima edizione appunto cosplay di 2 giorni, che come primissima edizione è andata anche abbastanza bene. Direi. E quindi questi sono alcuni dei cosplay presenti durante quella giornata. Questa passava così attraverso nelle strade, perché... Tra l'altro le ali le avevo fatto il suo compagno. Addirittura? Sì. I costumi infatti ve li preparate voi, come molti dei costumi sono fatti direttamente dai ragazzi. Che bello, certo, bellissimo, certo. Si ripeterà quest'anno, che dici? L'idea, Roberta, di ripeterlo c'è, cioè, al meglio anche. Diamo una smossa anche al comune perché sia partecipe, cosa dici? L'idea sarebbe, forza, quella. Comune di Imola, che è una manifestazione bellissima, insomma, l'idea vedere questi ragazzi, insomma, che si vestono, che creano questi costumi, è veramente, insomma, bisogna dargli spazio. Dietro c'è molta passione, sì. C'è molta passione, molte energie spese, anche impegno. Cioè, tra l'altro una passione, sì, che hanno questi ragazzi. Passione che hanno questi ragazzi nel creare questi costumi, che poi si trasferisce nel pubblico, anche adulto, che va a vedere e rimane entusiasta di queste, proprio che vedi la passione nel creare il costume, la particolarità, insomma, trovare il particolare che fa la differenza. E poi coinvolge tantissime fasce d'età in realtà, certo, perché ci trovi le persone giovanissime di 20 anni, come anche persone molto più adulte, che io ad esempio non sono così tanto giovane, quindi, coinvolge diverse fasce d'età. Progetti futuri, che so che, insomma, lavori tantissimo, ti sposti con... Te lo chiedo adesso perché, insomma, so che sei molto gettonata come organizzazione di eventi, da Imola a Ferrara, insomma, ti muovi in tanti siti. Sì, adesso l'idea sicuramente è quella di espanderci, comunque di farci conoscere molto in Emilia Romagna come certo, inizio, perché siamo appena nati. E poi, chissà, magari riusciremo anche a spostarci un po' più in là dell'Emilia Romagna. Speriamo. E Roberta, avete collaborato anche con fotografi importanti? Fotografi importanti no, direi. No, bene. Però c'è, cioè, appunto questa collaborazione in atto con Daniel. Che adesso conosciamo, che adesso andiamo a conoscere. Che è veramente molto bravo. Allora, passiamo il gelato, sì, vai. Sì, mi imbuco. Tieni basso il fucile perché mi metto in mezzo. Non vorrei mai che questo anche il becco, non è che mi piace molto. È un po' pericoloso. Un po' pericoloso. Allora, Daniel, sei già microfonato, perfetto. Allora, Daniel è un costumista e... giovanissimo, ma ha un'esperienza straordinaria, perché dovete sapere che Daniel è un costumista teatrale e ha avuto collaborazioni importanti in teatri importantissimi, tipo La Fenice di Venezia. Quindi pure il microfono vicino, perché come tutti i costumisti è un po' timido, hai visto? Sì, è un po' timido, ho visto. È più abituato a stare, insomma, dietro. Allora, ti chiedo, tieni sul microfono, sempre così, perfetto. ti chiedo, allora, quali sono i tuoi costumi di tua creazione? Sono le ragazze che hai portato, sì, qua, immagino, no? Lei che rappresenta una dama del 700. Sì. Io non faccio il filologico, quindi questa è una rivisitazione di un'idea del 700. Ok, perfetto. Ecco, questi costumi dove vengono, diciamo, dove si utilizzano? Nelle rappresentazioni teatrali? Sì, questo, particolarmente quello, è stato fatto per un'opera che, certo, ho fatto in Svizzera. Okay. Di fianco cos'è? Sono i cuscinetti cellulite oppure cos'erano? No, sotto c'è un panier, un era... panier.
una struttura che si usava nel Settecento per fare i fianchi un po' quella forma lì. Ok, perfetto, che erano molto belli, insomma, sicuramente. Qui di fianco invece abbiamo Daniel. Questa era un'idea per un abito da sposa, sì, presa da un 800 e un 600 messi insieme. Ah, penso questa. E poi ha degli inserti antichi che ho staccato da un vecchio abito di fine 800. Ah, quindi originale praticamente, sì, sì, sì. Bello, mi piace. E tutto sono pezzi invece unici. Questo abito qua? Questo rappresenta la Dea del Grano, sì, ed è un 600, sempre con degli interventi moderni. Sì. E niente, ecco, come prende l'ispirazione, diciamo, nella realizzazione di questi abiti? Allora, l'idea esce dalla musica spesso. Dalla natura, mi ispiro molto a, certo, anche dalle poesie, da qualsiasi cosa comunque. Certo. Ti può venire l'ispirazione e crei. Funziona così. Complimenti, bravissimo, perché sei giovane, quindi hai sicuramente un futuro davanti. Sì. Ecco, invece gli altri ragazzi che sono, diciamo, vicino, diciamo, in mezzo a queste modelle dell'Ottocento, questo vuoi dirlo tu, Roberta? Poi li conosciamo i ragazzi. Dunque, lui è Massimo Barbieri. E sì, no, dico, poi li conosciamo uno per uno. E indossa un costume steampunk, a questo punto il genere steampunk. Che va molto adesso, va moltissimo. Sì, al momento sì, decisamente. Sì, è molto seguito. E molto bello, molto curato nei dettagli. Poi invece vediamo anche lui, sempre è in stile steampunk. Sì. E poi invece le ragazze. Le ragazze che vedete come cosplay. Ok, che rappresentano? Allora, lì c'è Grimilde, Disney. Famosissima Grimilde, tu conosci Grimilde? Grimilde. Chi non conosce Grimilde? Beh, chi è che non guarda? Io. No, scherzo, no, a parte gli scherzi. Qua invece abbiamo? Anna. No, sì, ok, rappresenta? Anna, proprio Anna. Anna. No, io Anna. Mi chiamo Beatrice. Perfetto, rappresenti Anna. Anna di Frozen. Di Frozen, ecco, questo volevo sapere. Perfetto, Anna di Frozen. E invece? Ariel della Sirenetta. Ariel della Sirenetta, ci deve qualcosa, c'è pure un pochino. Perfetto, bene, queste sono queste costumi che si creano loro, vero? Esatto, anche questi. Sì. Ok, perfetto. Sono un po' più creati da loro. Di cui un cortometraggio, mi parlavi prima, esatto, vero? Un cortometraggio dedicato al... al filone steampunk, sempre, esatto, che è stato fatto in collaborazione con questo giovane regista e i due protagonisti sono appunto Emma e Massimo. Emma e Massimo. Allora, Emma... Vi assicuro che non è 18 centimetri, è già alta di suo, in più c'è i tacchi, comunque complimenti Emma. Come è stato, diciamo, essere attrice protagonista in un genere, un film come quello che avete fatto, come un corto come quello che avete realizzato? Allora, noi siamo stati contattati da questo ragazzo, sì, molto creativo, Daniele Spadoni, che è regista e effettista digitale. Uh-huh. E niente, ci ha contattato per... riprendere questo, certo, piccolo corso riguardante questo inventore che ha creato una macchina del tempo, uh-huh, e si accorge che a causa di disastri naturali l'umanità è comunque in pericolo, quindi anche un discorso appunto, certo, più o meno attuale. E in quest'ultima missione decide di portarsi la moglie, uh-huh, che sarei io in questo caso, però qualcosa va storto. Strano, si è portato la moglie, che è per forza direi io, no? Esatto. Qualcosa va storto. Che lasciamo. Magari l'ha fatto apposta. L'ha fatto apposta. Beh, intervistiamo anche l'altro protagonista. Buonasera. Buonasera, ti si vede bene in faccia, tutti a casa ti sì, riconosceranno. Sì. Perfetto, a parte che ci mettiamo qua in mezzo. Allora, indovinate chi è, di pure il tuo nome. Così. Massimo Barbieri. Massimo Barbieri, tu invece hai il ruolo di? Io sono il marito, che si di porta Gwen. Dietro. Ok, perfetto. Infatti l'ha parcheggiata lei nella navicella spaziale, per quello c'era Dani. E no, quindi... sono questo scienziato pazzoide che ha creato una macchina del tempo per aiutare il pianeta Terra, okay, contro l'inquinamento. Punto, so contro l'inquinamento, punto. Contro l'inquinamento. Bene. Ok, vediamo, andiamo a vederlo questo, esatto, questo corto. Presentiamo anche la modella, ti chiami? Antonella. Bellissima. Francesco. Francesco. Beatrice. Anna. Perfetto. No, Beatrice, la sirenetta. Giulia, perfetto. Tarita. Tarita. Ah, ho capito, pensavo fosse un tipo di tè, Tarita. E invece abbiamo qua? Jessica, belli complimenti, bravi complimenti. Che dire, hai visto che meraviglia? Ho visto, che stupendi davvero. E te che ne dici? Io dico che c'è un lavoro dietro incredibile. Michela, sono qui quelle, le foto come verrebbero con questi?
Sarebbe interessante. Sarebbe interessante. Mamma mia. Secondo me sarà più interessante il tuo programma che andrà in onda a brevissimo. Ti facciamo un in bocca al lupo grande, 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 grande. In bocca al lupo, salutaci grazie. Il papà. Certo. Perché lui è quello che insomma dovrà fare da collante in queste puntate. Ti aspettiamo su, sui canali appunto di DTV che ti vogliamo veramente vedere per fare un salto indietro nel tempo. Okay? Grazie ragazzi. Grazie a te. E a te Roberta con tutti i tuoi progetti, i tuoi ragazzi, il tuo team. Ragazzi mi raccomando, anche il nostro stilista dietro, insomma, del, ripetimi il nome, Daniel, esatto, io quei nomi sono Daniel, e poi bocca al lupo per tutto, ti aspettiamo magari con delle belle novità, insomma, per i tuoi programmi futuri. Ricordiamo Facebook, sì, Ombre d'Arte, così potete seguire il programma e ovviamente andare a vederli che sono bravissimi. Bene, grazie, ragazzi. Stacchetto, vai che li congediamo con la musica, potete accomodarvi ragazzi, in bocca al lupo tutto. Eccola, Romagna mia, ci facciamo mancare niente questa sera. Proseguite. Perfetto, avevo appena detto proprio proseguite, infatti si sono fermati. E poi vanno al contrario i nostri due de Bastamoe. E poi vedo che Vincenzo l'abbiamo perso di nuovo. Vincenzo secondo me si è perso sotto i fianchi di quella modella dell'Ottocento, che in effetti... Vincenzo, sei pronto per entrare? Pronto. Dovresti cercare di... Abbiamo un cambio lento. Dovresti riuscire a scansare gli abiti, perché se ti infili sotto ti perdi. Allora, due ospiti importantissimi questa sera. Abbiamo... Prego, buonasera. Eccolo qua, buonasera. Grande amico Loris, ciao. Loris Ceroni. Ti voglio dire, mi ha detto prima che nel 45 accompagna mio padre con la fisarmonica e adesso mi accompagna me come valletto. Ti rendi conto? Ci sarà ancora nel 2044, io che non ci saremo più, hai capito Loris? Sì. Questo è il dramma. Grazie Vincenzo. Vincenzo, vuoi restare o vuoi andare? No, vai pure il giretto, continua pure. Sì, sì. È la nostra valletta preferita. Adesso, si aggira per gli studi. Si aggira per gli studi e puoi continuare, poi preparati dopo che facciamo entrare gli altri. Grazie. Lo studio è sempre qui, non ci perdiamo, capito? Vai tranquillo Vincenzo. No, tranquillo, vai pure avanti. Bene. Allora, siamo Maurizio in compagnia. Sì. Di Loris Ceroni. Sì. Buonasera Loris, musicista e produttore. Buonasera. Sì. E in compagnia di Kubla, cantante. Buonasera. Cantante. Kubla. Ciao. Cantante di un genere veramente bello, straordinario. Solare, veramente tanta roba. Porta allora, molta energia. Sì, facciamo riferimento prima che è la settimana di Sanremo, quindi anche noi ci occupiamo un po' di musica e ci occupiamo insomma di musica insomma a livello importante. A parte Bastamo che sono bravissimi, no, vero Loris? Sì. Nulla togliere. Certo. Ma io conosco il batterista che tra l'altro mi ha costruito un affare per lo studio meraviglioso. L'hai mai preso a suonare in studio con te, accompagnare magari Anna Ox? Una batteria veramente particolare proprio, no? Però suona bene, dai. Ma ecco, ti volevo dire, un parere di un musicista, suona bene quella batteria lì? Beh, mi sembra molto particolare. Sì. Non l'ho mai microfonata, comunque potrebbe essere interessante. Il suono è interessante. Ascolta, allora, tanti anni nel mondo della musica, tu sei laureato in contrabbasso, in pianoforte, quindi insomma... E ti dedichi alle produzioni adesso? Beh, ho cominciato a, diciamo che avevo 30 anni, che mi ha fatto entrare nelle produzioni è stato quando suonavo con Miguel Bosé. Ah, ecco. Con Miguel Bosé, niente, ho lavorato 5 anni con lui, poi dopo chiaramente mi ha dato veramente un aiuto enorme e mi ha fatto entrare nel mercato latinoamericano, dove tuttora sto. Che anni parliamo quando suonavi con Miguel Bosé? Parliamo degli anni 82-83. Ah, quando proprio Miguel Bosé era in pieno. Cioè, prima di Miguel cominciai, io diciamo che ero turnista, ero... Uno suonavo il basso nei dischi degli altri, cominciai in così. Studio, suonavi in studio? In studio, sì. Poi, niente, cominciai con Angelo Branduardi, feci la carovana del Mediterraneo con lui più con Steven Steele e Richie Evans, famoso Freedom di Woodstock. Sì. Dopodiché arrivò Gianni Togni. Luna. Tempi di Luna. Beh, ha fatto solo quella poi perché ma no, ne ha fatto sì, vari. Io l'ho perso. Semplice, Luna, beh, era tutto in quell'album poi però, mi no, ricordo. No, erano album diversi. Dopodiché arrivò Miguel Bosé, feci 5 anni con lui, feci dei tour mondiali e dopo mi dedicai alle produzioni. Certo. Per il Messico, che ne ho fatti. Diciamo, io sto terminando il sito, no? E sto contando i dischi che ho fatto nella mia vita. Ne ho fatti 350. Ah, ecco, fermati sui 350, perché tu hai toccato il Messico. Noi abbiamo qua il nostro amico Kubla, che è straordinario questo ragazzo. Adesso noi tra pochissimo andremo in pubblicità, ma ce lo teniamo subito al rientro perché vale la pena insomma, presentare uno che insomma in Messico comunque è conosciuto tantissimo.
ragazzi. Con calma, eh. Polca rustica, un pezzo scritto e ideato dal nostro Nicola. Lo troverete su tutti, gli store più importanti, sull'Apple Store, eh? Dico bene, Nicola? Benissimo. Basta, ragazzi, però, basta. Stop, fermi lì. Bravi, siete bravi veramente. Allora, devo dire, quando dovete partire, però dovete aspettare che vi dica io di partire. Mettete giù, ormai mi conoscono, siete parte integrante della puntata. Allora, vi dicevo prima che c'è il momento del... Chi è? Sì, aspetta un secondo, hai fretta? No, ecco. Allora, dicevo prima, è la settimana di San Valentino, quindi io avrei preparato per voi, da far leggere naturalmente a voi, quello che è un aforisma della settimana dedicato agli innamorati. Domenico, voi alzati pure in piedi. Perfetto, bene. Allora, gli uccelli... notturni, gli uccelli, quelli che volano, sì, non è niente di strano, quelli che volano. È una cosa d'amore questa, tranquillo, sì. Una poesia d'amore, vai, Pablo, è Pablo Neruda. Gli uccelli notturni, sì, beccano le prime stelle che splendono, come la mia anima quando ti amo. Bella, quindi? L'ha detto Pablo Neruda. No, l'ha scritto lui. Tu l'hai detto. L'ho scritto io, bravo. Perfetto, esatto, e lui l'ha scritto. Chi non lo capisce, suda. Suda, perfetto. Quindi gli uccelli cosa fanno? Notturni beccano? Notturni beccano le prime stelle che splendono. Come? Come la mia anima quando ti amo. Quindi beccano anche l'anima? È dedicata quando? A mia moglie. Quando? Alla sera, alla mattina, a mezzogiorno, secondo. A seconda di chi? Quando voglio di beccare. Chi? Gli uccelli. Gli uccelli, ecco. Benissimo, perfetto. Questa è la nostra band, traduzione di una poesia di Pablo Neruda. Ma ti rendi conto come ce l'hanno presentata? Ma roba da matti. Tutto il romanticismo di una poesia. Qui veramente siamo veramente andati. Vabbè, insomma, che dire. Allora, eravamo rimasti a Kubla. Kubla, eh? Sì. Buonasera, Kubla. Buonasera. Un nome particolarissimo. Sì, K-U-B-L-A. Spiegaci. Viene dal Kubla il Khan, da Kubla il Khan. Perché è ancora, Kubla il Khan, detto così. Ma esattamente, hai compreso perfettamente. Perché prima di Kubla il Khan, mi chiamavano soltanto il cane. Il cane. Capito? Allora Kubla il cane, capito? E allora ho tenuto soltanto la parte buona. Ok. Ma Kubla in senso cane, in che senso? Cane nel senso da strada. Ah, ok, quindi randagio proprio. Sì, sì, nel senso proprio cane aggressivo e mozzico. Sei un po' così. Ascolta, tu fai un genere particolare, un genere veramente che ha fatto la storia della musica, che chi ha la mia età sicuramente l'apprezzerà tantissimo, e quando i giovani l'ascoltano gli piace anche a loro, perché poi è un genere veramente... transgenerazionale. Sì. Beh, ma poi dopo è perché è una questione di ritmo e di groove, il groove non ha età. Certo. Quindi è proprio una questione di groove. Magari spesso le canzoni diventano vecchie perché il ritmo è un po'... Invece il ritmo del reggae parliamo del reggae. Del reggae music, certo. Esatto. Il groove cos'è secondo te? Il movimento uno ha dentro, come dice una cosa musicalmente parlando. Tieni i tuoi 350 dischi, un po' di groove, reggae ce ne sono, sì, ho fatto qualcosina che sicuramente Kubla conoscerà. Sul Sound System. Ah, grandi. È un gruppo che ho fatto poco tempo fa, che si chiamano Woods, che fanno un genere reggaeton, reggae, una roba del genere. Però sì, a me diciamo che la musica è la mia vita, no? Cioè, tutta quanta è a 360 gradi, certo. Naturalmente. E Kubla, tu da quanto è che fai il musicista? Da una vita? Guarda, da metà vita. Metà vita, dai. Sì, metà vita, diciamo che più di oltre un decennio, diciamo, quasi due decenni, che mi cimento, che insomma, che faccio musica è una parola grossa, nel senso poi dopo noi... almeno io provo a fare delle canzoni, ecco. Certo, fare della musica, sai, è una cosa abbastanza... Ti vengono bene, dopo guarderemo un bel filmato. Piacciono, quindi certo. Continuo a farle. Certo. Come si chiama il tuo gruppo? La mia band è la Boom Boom Vibration. Boom Boom Vibration. Vi consiglio di andare a cercare su internet, su YouTube, perché ci sono veramente dei filmati molto belli. Molto interessanti.
Questo è un video risalente al 2011, diciamo girato in Italia, ma la musica è prodotta in Giamaica. Ma certo. Prodotta in Giamaica, musica reggae certo. Fatta in Giamaica, quindi certo. Siamo andati proprio all'origine a prenderci le nozioni, ecco, a prenderci il graal. Guarda, sai perché funziona? Perché ti viene a battere il piedino. Esatto, io vedevo qua. È il groove, è il groove. È il groove. Il famoso groove. Che io dicevo, ma guarda che groove che c'ha questo. Guarda che groove che è. Che groove. Invece il groove inteso che batte il piedino. Perché vedevo anche il nostro amico Vincenzo, che era che si. Si muoveva, anche lui saltellava con questo groove. Perché la musica è una terapia. È una terapia del groove, vedi questa cosa. Ecco il groove, ho imparato una cosa nuova. Bello, complimenti, bravo, bravo, veramente. Davvero. Tanta roba. Tu hai tantissime richieste poi dall'America Latina e anche in Italia. Quindi. Abbiamo un po' di seguito, nel senso sì, abbiamo un seguito dovuto proprio alle canzoni che sono libere sul web, no? Per certo. Cui da lì riesci ad avere. Un po' sai, dai commenti, dalle condivisioni e diciamo, da dove ti arriva il feedback riesci a capire dove la tua musica ha colpito. Certo, certo in Italia, perché siamo conosciuti in Italia, però anche molto dal Sud America, è una terra molto fertile, è una terra in cui sono molto attenti alle novità. Tant'è che il nostro amico Loris lo sa benissimo che in certo, Sud America. È 30 anni che lavoro per il mercato latinoamericano, io solitamente faccio pop, però questa musica è forte. Sì. Sì, ma com'è il latinoamericano, la musica, cioè in Sud America sono così, come si dice, attratti in queste produzioni? Cioè sono, si riesce a lavorare diciamo meglio? Diciamo ai tempi quando cominciai a lavorare c'era cioè la parte italiana, la melodia italiana, sì. Il modo di registrare in Italia, il modo di fare musica in Italia erano molto attratti, capito? Di conseguenza ho lavorato, cioè tuttora sto lavorando proprio con loro. Ecco. Perché vedo che vanno parecchi generi italiani nel. Sì, tu prendi Laura Pausini, prendi Ramazzotti, prendi Neck, Grignani ha fatto un grande successo. Tuttavia, se sono andato in un negozio di dischi, Mix Up, che si chiama, ho trovato il disco di Nicola Di Bari. Ma che pensa. Nicola Di Bari è conosciutissimo, hai capito? Io lo amo. Sì. Poi niente, poi sono andato avanti e nel 2011 ho prodotto il disco dell'Anna Ox, che poi siamo andati a Sanremo. Sanremo, che ti abbiamo visto, certo. Sì, dopodiché nel 2013, no, prima di Marta ho fatto Francesco Renga. Ho prodotto il disco di Francesco Renga per il mercato latinoamericano, abbiamo fatto tutti i brani italiani, i più famosi, tipo Quando, tutti i brani famosi Fatti da Renga, cantati in spagnolo. Che meraviglia. Ma si trova la produzione? Cioè si trova in Messico. Io ce l'ho comunque. Quante copie, di che numero di copie parliamo? Ma adesso non so, è andato bene il disco, adesso non so ancora quanto ne ha venduti, però è andato molto bene. Ecco, io l'altro giorno, tra l'altro, stavo guardando la Rai, canali Rai, e ho sentito un'altra artista italiana che ha fatto la storia della musica italiana, che è Gigliola Cinquetti. Sì. Ha detto che sta portando avanti una produzione, anzi è già partita praticamente, con Loris Ceroni. Sì, diciamo. Quindi che anche la Cinquetti ti sei portato. No, è stata veramente un'idea del manager, un amico mio che si chiama Michele Muscimarro, che ha detto perché non facciamo una produzione alla Cinquetti? A me ha allettato la storia, perché sì. A parte che la Cinquetti è una grande artista, sì. Poi ha venduto tanti dischi e. Niente, ho cercato di dargli un pochino più di freschezza nella parte musicale e sta andando bene. E adesso direi che lo sentiamo anche. La musica, naturalmente, non il testo, che tutto di sopra sta andando. Non la sento. Enrico, alza un po'. Alza un po' perché. Enrico, alza il volume. Ah, c'è anche la voce qui, non è solo la musica. No, c'è la musica. È il singolo, è uscito il 2012, che sarebbe il giorno del suo compleanno. Il disco si chiama 2012. Certo, certo. Ecco, quando dici gli ho dato un po' di freschezza, ti riferisci a cosa? Al suono. Al suono e al tipo di canzoni che. E lì la differenza abbiamo. Lo fai tu al mixer, praticamente, che capisci cosa. Sì, c'è cioè il modo di arrangiamento, il modo di suono, dipende, dai. Poi niente, volevo dire anche che nel 2013 ho fatto il Marco sui tubi a Sanremo, esatto. E tuttora li ho in studio che stanno facendo dopo 2 anni un altro, secondo me è un gran bel disco. Anche e uscirà? E uscirà in aprile.
Beh, magari poi quando si vuoi tornare a raccontarci un po' come, va. Quando ce li hai in studio? Quando ce li hai? Ce li ho, sono già venuti la settimana scorsa. Quando ce li hai? Che fai una cappatina esatto. qua quando, ce li hai? Domani c'ho Giovanni, c'ho il cantante. Quando sei Correnga chiamami, Lori. Ma sì, ma certo. Scusa, così, tanto per... Ma c'hai Kubla, c'hai Kubla. No, no, io Renga. Ascolta Kubla, ma i capelli dove... In Giamaica mi dici qualcosa. Kubla, i capelli dove li hai messi? Scusami. Guarda, 2,8 kg in meno. Di, devo dire. Di rasta. Ascolta, progetti sì, per il futuro, Kubla? Progetti per il futuro, suonare. Sì. Nel senso che, come dice Vincenzo, canzoni. Che la musica mi accompagni, che le produzioni non si fermino e che i live cioè, siano sempre belli la costanti. Musica ti mantiene giovane. Che la musica ti mantiene giovane, perché io i miei 55 anni non li dimostro proprio. Assolutamente. Beh, guarda Vincenzo, ne ha 143. 143. Il nostro Vincenzo è... Che tra l'altro io non volevo svelare questo piccolo retroscena, però in realtà io... Ho accettato l'invito dell'amico Enrico per incontrare Loris e incontrare voi dello studio, ma in realtà avevo già visto la vostra band, allora ho detto fammeli vedere da vicino. Perché cosa canteresti secondo me... con loro? Cosa faresti un pezzettino? Dai, d'accompagnamento allo stacchetto d'uscita, dai, faccio un giro di batteria che ci saluti con qualcosa al volo, ce la faresti così al volo? Se al massimo possiamo fare Romagna Mia con loro. Al massimo. Romagna Mia ci sto. No, va bene, dai. Ascolta, quindi prossimo pezzo, prossimo disco che guarda, il nostro il lavoro continua, la produzione non si ferma, stiamo lavorando a un singolo di prossima uscita, nel senso che io appena finisco qui sono in studio. Là. Quindi sono a Bologna in studio che sto terminando le ultime diciamo accortezze, quelle dopo fatte un po' di tempo che hai ascoltato il brano in preproduzione, per cui ti vengono in mente delle idee, sai, no, qui però questa cosa non mi piace, allora gli ultimi ritocchi, no? La cromatura. Stasera ti ispiriamo a noi. Stasera mi porto un rosa confetto. Un rosa confetto meraviglioso, ma che si abbina proprio studio. Al tuo genere musicale, no? Rosa veramente confetto. Intonato con reggae, insomma, dopo che hai fumato magari un po' di roba, vedi un po' di rosa confetto, dove sono, magari forse in quell'occasione. Sì, un mondo parallelo. Esatto. Loris, tu hai progetti futuri, una band emergente che stai lanciando, se non sbaglio. Dunque, comincerò a fine aprile, primi di maggio, una band, un trio di ragazzi giovani messicani, diciamo di... non sono di multinazionale, è una compagnia indipendente che cerca di poter lanciare questi tre ragazzi che sono dai 18 ai 20 anni, sono molto giovani. E musica popolare, cioè, popolare, no, pop. No, pop. Chiamare più bello pop. Più pop, sì, pop. Però hai più dato ground. una preview e hai detto che sono veramente bravi. Sì, sono bravi, vero? Sì. Dai. Sì, bene, sì. Bene. Poi bene. Un'ultima cosa volevo dire, poi non voglio più perdere, intanto voglio ringraziare Enrico che ho visto che ha messo una foto nello schermo di quando suonavamo insieme nel 1970. Okay. Lui suonava la batteria. Esatto. E poi, tu sempre il basso. Io il basso, sì. Certo. Ancora con mio povero papà. Il mitico Ceroni, che sono qua, un pezzo di storia della nostra musica. Esatto. E poi l'ultima cosa è che sto preparando 2-3 concerti nei teatri per la presentazione del disco della Gigliola Cinquetti. Sì. Una sarà l'8 marzo al Teatro Odeon di Bologna, sì. Poi ne faremo una anche al Teatro Masini fine marzo, primi aprile. Perciò chi ascolta, chi ascolta se si vuole, ci farebbe piacere andare a vedere un bel concertino della Gigliola Cinquetti. Per rimanere connessi, Facebook, Loris Ceroni, così possono seguire anche tutti gli eventi. E per quanto riguarda Kubla, anche tu hai su Facebook però il Boom Boom Vibration, quindi il nome della band, e il sito è in fase di lavorazione. Fase di lavorazione lo lanceremo con il nostro disco, il mio prossimo disco si chiama Antropocene. Antropocene, lo dico, anche facile da ricordare. Antropocene. Hai sempre dei nomi particolari. Deve rimanere. Metropolitane, ma l'importante è che Antropocene. Ci sia il grow, certo. Perché se c'è il grow, che è così. Antropocene, quindi. Perché questo è l'anno dell'antropocene, l'anno in cui si concettualizza l'era in cui è vissuto l'essere umano, c'è un particolare discorso dietro. Bisognerebbe andare a cercarsi YouTube, mi raccomando, trovate ragazzi, in bocca al lupo. Grazie. Kubla, grandissimo, in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo, viva il lupo. Viva il lupo. Viva il lupo. Loris, grazie. Ti aspetto. Stacchetto, ragazzi. Via. Andate tutti piloti. Eccola, via, veloci. Allora, facciamo andare gli altri ospiti. Proseguite pure. Na 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 na. Para para para. Zan zan.
Io non senti il grow, che è? Vabbè, lui va, allè, via, va, se... Il cappellino, un po' più giù, un po' più giù, un po' più organetti. Va, sono arrivati, zam zam. Basta, adesso basta. Io devo sentire il grow, ragazzi. Voi il grow non lo fate, deve battere il piedino, il famoso. Io voglio questo da voi, Vi voglio growisti. Porca miseria, ragazzi, Growisti, siete un po' più growisti voi che growisti. Vincenzo, ma non sei ancora riuscito a mettere a posto. Ma roba da matti. È la valletta più lenta del mondo. Lui è una cavalletta, non è un valletto, è una roba da matti. Allora, oh ragazzi, ma siete armati? Vai via, prima che ti faccia male con le spade, che non sai mai dove vadano a finire, È vero, Vincenzo, che ti vedo? Ecco, metti pure col tuo bel trio Brando, lì, perfetto, ecco. Allora, ma che meraviglia, guarda che belli questi qua. Guarda che belli. Vogliamo presentarli? Sì. Dai. Allora, siamo in compagnia dell'Associazione Arcieri dei Graffiti, buonasera, con il presidente Giorgio Monti e con i ragazzi. Buonasera, ciao ragazzi. Ciao a tutti. E in compagnia di Roberto Brunori, buonasera Roberto. Fondatore del gruppo Ricerca Paranormale Imola, cofondatore anche con Luca, che non è presente, ma è l'altro fondatore della ricerca. Lui, mi sembra di vederlo, ma lui non c'è, lui è un ologramma praticamente, lui non esiste, lui esiste, è una sorta di fantasma, è vero? Poi scopriremo per quale motivo. Dove vuoi cominciare, Frida? Da qui. Frida vuole cominciare da dietro stasera, c'è questo... Allora, cominciamo subito con questa necessità di cominciare da dietro. Conosciamo il presidente degli Arcieri dei Graffiti, Giorgio Monti. Giorgio, ben arrivato. Ben arrivato. Grazie. Ben arrivati ragazzi, siete bellissimi. Dopo ci spiegherete come siete addobbati con questi archi meravigliosi, vedo anche degli archi storici. Sì. E, vi chiedo quando nasce, ti chiedo Giorgio, sì, quando nasce questa associazione? Allora, nasce nel 93 come... una branca del dopolavoro autostrade. Certo. Subito dopo ci siamo, diciamo, immessi nel territorio, collaborando col comune, quindi tutte le varie iniziative per i ragazzi, tipo Casa Torre, Castello Tondo, Estate Ragazzi, eccetera. E siamo entrati anche nelle scuole, tipo Poggio Grande, in un... Certo, vi siete fatti conoscere, diciamo, in un programma bellissimo che è durato 14 anni. Da chi nasce l'idea di aprire, di iniziare questa attività, questa disciplina, diciamo, sportiva che bellissima? Era nata dal direttore allora del Terzo Tronco Autostrade, che voleva un gruppo staccato dalle altre associazioni che già c'erano. E quindi si è trovato Castel San Pietro, perché era il periodo della costruzione della terza corsia e del casello, certo, e c'era rimasto questo appezzamento di terra che si prestava a fare il campo di tiro. Campo di tiro che tu non sai, che tu quando passi in autostrada, quando buchi la gomma, perché loro hanno ciccato il bersaglio, quindi passa la frezza, sicuramente, buca la gomma. Sicuramente. È successo, ragazzi? No. No, mai successo. No, battute a parte. Ecco, tra l'altro mi dicevi l'altro giorno quando ci siamo sentiti che un personaggio importante, diciamo... sì. Ecco, tiratore, diciamo, con l'arco sei iscritto, diciamo, al vostro gruppo. Ecco, subito dopo l'apertura dell'associazione abbiamo avuto Ferruccio Tura, sì, che è una delle figure, diciamo, simboliche dell'Emilia Romagna, perché è riuscito intanto a fondare diverse associazioni in Emilia Romagna, è stato il cofondatore della Fitarco nazionale e è riuscito a farla adottare, certo, al CONI. Fantastico. Ecco, e lui era classe 1912, dal 93 al 98 è rimasto con noi fino all'atto, insomma, della sua scomparsa. Hai visto? Ti piace il tiro con l'arco? Te? Mi piace, cos'è, mi piace. Sai quando si tirava con l'arco? Nel Medioevo, più, sì, o meno? Tempo, tanto, più o meno, tanto, tanto. Anche dalla preistoria. Anche dalla preistoria, insomma. L'arco. Ma infatti la mia curiosità è, oggi è anche uno sport che viene ricercato. Quanti ragazzi? Allora, diciamo che noi... attualmente abbiamo una decina di ragazzi. Come dicevo, abbiamo avuto delle esperienze nelle scuole, siamo stati anche 17-18, però presenze tipo Meteora. Ah, sì, quelli un anno passato, andavano, certo, poi dopo scomparivano. Ecco, invece dal 2011 praticamente abbiamo cominciato ad avere un gruppo stabile con dei ragazzi che finalmente, certo, cioè, si sono trovati anche fra di loro bene. E con questo gruppo abbiamo diversi risultati. Bene, bene, diciamo, che bello, ma stiamo guardando anche le immagini. Sì, vediamo tutte quante sotto le immagini. Poi torniamo dopo ancora un pochino più nel dettaglio, conoscendo anche i ragazzi. Io volevo parlare con Roberto Brunori, perché noi abbiamo scoperto che qui a Imola esiste un'associazione
che si occupa di quello che è il paranormale. Cosa vuol dire? C'è un'associazione che vanno a cercare nei castelli, vanno a cercare nei vecchi casolari, nei boschi. Cercano Azzurrina. Cercano Azzurrina. Eh sì. Fantasmi di Azzurrina, ma non solo. Quelli che sono, diciamo, le presenze strane all'interno di questi vecchi edifici. Sì. Ma come vi è venuto in mente questa roba? Roberto, cioè, fumate qualcosa di pericoloso? Esatto. Cioè, non so, cosa succede? No, raccontaci un po', come nasce l'idea, l'associazione, insomma? Allora, l'idea nasce nel 2013, insomma. Noi, io e Luca, non ci conoscevamo ancora all'epoca dei fatti, eravamo incontrati in un castello, appassionati, no? Appassionati proprio di paranormale, leggevamo dei forum, seguivamo dei forum e ci siamo conosciuti attraverso un forum. E da qui, essendo tutti e due della stessa zona, certo, ci è venuta l'idea di creare il gruppo. E nel 2013 appunto è nato questo gruppo, poi ci siamo ampliati, ci siamo uniti con altri ragazzi della zona, che saluto, Andrea ed Enzo. Certo. E ancora adesso collaboriamo tutti insieme in giro per l'Italia, dentro castelli, palazzi, ville, sanatori, tutto quanto quello che concerne l'aspetto paranormale. Voi di solito non vi chiamano, andate, no, voi, vero? In genere, individuate l'obiettivo. In genere noi facciamo riferimento a delle storie, delle leggende che si possono trovare in internet, e contattiamo i proprietari dello stabile, richiediamo le autorizzazioni e facciamo una successiva indagine. In altri casi un utente privato, magari c'è stato qualche volta che dei privati ci hanno chiamato in casa loro dicendo: qui accadono cose strane, potete venire a controllare. Ma non c'è il marito, la moglie fa dei strani rumori, cosa è successo qua? Andiamo a vedere, no? Però, e di lì l'associazione interviene. Ma Roberto, come funziona? Come si svolge? Voi andate lì con delle telecamere? C'è un video, sì, c'è un video. Sì, che sì, magari ci aiuta a certo capire, se tu lo vuoi commentare, magari certo da sotto intanto. Innanzitutto come si chiama l'associazione? L'associazione si chiama Gruppo Ricerca Paranormale Imola. Gruppo Ricerca Paranormale Imola. Ecco, vediamo, ecco, qui esatto dove vi trovate. Qui eravamo nel castello di Bevilacqua, vicino a Padova, sì, in questo castello dove si narra la leggenda di questa contessa, sì, affezionata ai suoi averi, si dice che l'abbia nascosta sotto qualche stanza del castello. Okay. E in questa stanza a un certo punto Luca fa una domanda e sente che si apre la porta, adesso tra un po' si vede. Sì. E a me fa un po' paura, Maurizio. È stato sincero. L'immagine io non guardo neanche gli orologi. L'immagine era molto, perché noi comunque abbiamo delle telecamere all'infrarosso, quindi certo, all'epoca dei fatti non era ancora la telecamera attuale, quindi la qualità un po' è un po' meno definita. Insomma, sì, sì. Però vedi, in questo punto lui, ecco, si è aperta la porta, ma di fatto chi era? Nessuno, custode? No, nessuno. No. Si è aperta così. Abbiamo fatto le ricerche del caso, abbiamo visto che comunque non era naturale quell'apertura lì, quindi non c'era vento. Quindi non c'era qualcosa, qualche presenza ci può essere. Diciamo che è stata un'anomalia che abbiamo riscontrato. Ma Roberto, esistono dei macchinari che sì, servono per monitorare anche una frequenza? Sì, sono delle droghe esatto più pesanti, come più si pesanti, chiamano? Allora, se noi, io ti ho portato qui in facci studio vedere un paio di strumenti molto, molto piccoli, tascabili, che ci permettono di verificare le anomalie. Certo. Premetto che non sono strumenti creati per il ghost hunting, sono tutti strumenti che noi prendiamo in prestito da altre discipline. Questo è un classico K2. Serve per monitorare i campi elettromagnetici, cioè, della bassa frequenza, perché secondo alcune teorie ci sarebbe una forte correlazione tra presenze paranormali e campi elettromagnetici, e noi qui andiamo a rilevare delle anomalie. Abbiamo, allora, ti fermo un secondo, sì, perché così andiamo un po', sì, per gradi, perché poi insomma vogliamo parlare ancora con i ragazzi. Allora, io voglio innanzitutto dare spazio anche ai nostri arcieri dietro, sì, li vogliamo conoscere un pochettino, cosa dici Frida? No? Certo. Allora abbiamo qua subito una ragazza che ha subito una medaglia, vediamo un attimo, ecco che bella, guarda che meraviglia, ti chiami? Elena Conti. Elena Conti, questa medaglia ti ha fatto vincere, hai vinto che cosa? Ho vinto i regionali a squadre in una gara, sì, insomma, regionale con loro due. Con loro due, che adesso andiamo a presentare. Quanti anni tiri con l'arco? Tre circa. Tre circa, complimenti, quindi un futuro. Vuoi continuare? Sì. Sì. Chiedile quanti bene anni ha, che sono curiosa. Quanti anni? 13. Quanti anni hai? 13. Giusto per chiedere quanti anni ha una ragazza. Invece qua, beh, abbiamo? È giovanissima. Tagliaferri Sara, sei armata fino ai denti, tu sei pericolosa. Perché sei più armata degli altri? Cosa succede qua? Aspetta, no, è uguale, sì, uguale. No, ho visto male io. Ecco. Tu invece hai vinto? E anch'io il campionato regionale. Regionale, a quindi a squadra con, sempre con Chiara. No, Elena, infatti dicevo Chiara con Elena, perfetto. E, da quanti anni tu invece? Che ti sei anni. Sei anni. Sei di?
E Castel San Pietro. Castel San Pietro. Anche tu continuerai sicuramente, sì, perché insomma è uno sport bellissimo. Invece abbiamo qua sempre un'altra ragazza con un arco particolare e una medaglia. Allora, ha vinto la medaglia con? Sempre campionato regionale a squadre. A squadre con questo, sì, arco qua, vero? Lei, sì, di solito tira con un arco olimpico come questo, stasera diciamo a questo per, che è un arco storico, far vedere un arco storico. Un arco storico, insomma, che è fatto, sì, veramente come erano fatti. Come, quello è una ricostruzione di un arco composito indo-persiano a leve rigide, ah, asimmetrico. Ah, tutta una storia dietro, sì, così. Insomma. Bene, bravi, complimenti ragazzi, anche tu sei di? Castel San Castel Pietro. San Pietro. Ah, tu di Castello siete, bravi, perfetto, mi passo dietro, non infilzatemi. Ah, ah, no, scherzavo, dai. Invece qua abbiamo? Matteo Mazzoni. Matteo Mazzoni da Castel San Pietro. Castel San Pietro. Esatto. Tu invece? Con la medaglia? Arco storico, e sono arrivato terzo ai campionati regionali con questo mio compagno. Con e questo, un altro... stai a vedere questo personaggio con l'utero che presentiamo, sì. E poi sono arrivato anche primo a Ravenna. Ah. E basta. E qui c'hai un arco. Vabbè, basta. Arco storico. Ce ne sarebbero tante, dice Giorgio. Queste sono le ultime. Queste sono le ultime, quelle più recenti. Quindi completa quanti anni tiri con l'arco? 4 anni. Complimenti. Beh, insomma, quindi complimenti, bravissimo. E invece qua abbiamo? Rosa Alessandro. E anch'io ho vinto, come diceva il mio compagno, sì, i regionali a squadre. E poi ho questa medaglia qui perché è stata la mia gara, diciamo, migliore, okay, in questa. Allora, facciamo una cosa, noi ci salutiamo Frida perché sì, dobbiamo purtroppo chiudere, vi teniamo qui perché la prossima settimana se ripartiamo, riusciamo, con ripartiamo loro, con loro, sì, e vi diamo appuntamento alla a prossima giovedì settimana, prossimo. Giovedì prossimo, vai con la band che siamo in chiusura. Ciao!